Stuart, we got a great program for you tonight, the first day of spring. And then there's Italy. A day of protests calling for an entrenched leader to step down. One banner reads, resign and get your head checked. Finally, it appears the Italian people have had enough of Silvio Berlusconi. Through 3 terms and about 9 years as Italy's prime minister, through a tax fraud case relating to his Spanish television company, through an influence peddling scandal concerning construction contracts, through allegations of bribery, embezzlement, ties to organized crime, using olive oil that was not exactly a virgin, allegations that were de-emphasized thanks to a near monopoly Berlusconi holds on Italy's news media, and rendered moot anyway by a law Berlusconi passed, exempting himself from prosecution while in office. Now I know why Venice is sinking. It is under the weight of Silvio Berlusconi's giant balls. They're gigantic. And I was in one of them once. I thought it was a gondola. Wait a minute. I'm in the prime minister's pants. But apparently, only now has he gone too far. The Italian prime minister, Silvio Berlusconi, who commented today on charges that he had sex with an underage prostitute at one of his Bunga Bunga sex parties. I know many of you right now are probably focusing on the compound adjective Bunga Bunga. But if I may, I'd like to draw your attention to the earlier phrase, with an underage prostitute. Which is one of the rare phrases that sounds no more romantic in its natural Italian. I believe the phrase is a statutory rape. Of course, Berlusconi now must be very worried. Berlusconi denies the charges in his first public comment on the issue since a judge's order. He said, among other things, I am not worried in the least. Wow. Nothing sticks to this guy. Which is impressive, because after all the allegations you've heard about him, it seems like he would be quite sticky. From one of Berlusconi's above-age friends with bunga fits. How much money did he give you? It doesn't matter. That's not the matter. Well, some people say it does matter because it would suggest that he was either paying for your services or paying to keep you quiet. Or he was helping me just because he cared for me. Yes. Yes. You're like the daughter he never f***ed. Privata, che è anche ufficio politico del presidente, vadano e vengano delle persone, delle ragazze, avendo come lascia passare l'elemora, cioè non vengono neanche, provate ad andare alla Casa Bianca a dire mi manda l'elemora, per carità, prossima fermata Guantanamo, quasi sicuramente. Allora tutto questo, aggiungendo una cosa che per gli americani, te lo dico da osservatore, non sto facendo né il PM né il difensore. In una visione americana del mondo, 2 cose colpiscono. La prima è che mi dispiace per Silvio Berlusconi, ma esiste una cosa importantissima nella giurisprudenza americana e nel giudizio popolare. Esistono dei precedenti. Non è la prima volta che noi parliamo di un presidente del Consiglio inzaccherato, impasticciato in storie del genere. Noemi Letizia ha avuto le pagine dei giornali americani. Patrizia D'Addario, che non era la sorella della suora miracolata da Giovanni Paolo II, è entrata nella casa del Presidente del Consiglio. In più, aggiungiamo una cosa importantissima. Qui si valuta con grande preoccupazione, e qui non voglio suonare come un trombone ufficiale, ma ho parlato con delle persone, il fatto che la nazione non reagisce. Cioè, un popolo che si trova di fronte a delle accuse così orribilmente infamanti, che saranno false, saranno vere, saranno mezze vere. Le inchieste sono fatte per essere smentite o confermate, signora Santanchè, per quello esiste una cosa chiamata il processo, vorrei segnalare. Di fronte a queste cose la nazione, compresi i sostenitori di Berlusconi, in prima fila i sostenitori di Berlusconi, come fecero quelli di Nixon 30-40 anni fa, devono dire: vogliamo sapere la verità con un processo, vogliamo poter essere liberati
da tutte queste infamie calunnie che i Santoro, le Boccassini, la Repubblica, Travaglio, eccetera. Quindi perché l'Italia non chiede la verità? E la risposta che qua si sente dare, ahimè, è quella che mi rompe di più le balle, tanto stasera parliamo tutti come carrettieri dopo le intercettazioni, è che siamo tutti come lui. Se noi non ci ribelliamo siamo tutti porci, scusi, come lui, e questo mi rompe le balle, come? Chiedo scusa. Ma come lui? Uno schiavo semilibero, perché io sono uno schiavo, sì, occupato. Uno schiavo... Dei processi, i famosi Zincone, domani le mando un appunto, perché lei che... Beh, no, l'appunto, domani. Sui processi. Domani, non glielo mandi adesso. Allora, voglio dire. Zuccoli. Ecco, non Zincone, è un rispettabilissimo collega, ma insomma, vorrei confonderlo con un altro, forse non era informata su questo punto, sa, la signora Santanchè. Ma chi non sa farsi ricordare il cognome non è mai colpa di chi non se lo ricorda. Si è portata avanti col programma. A farlo ricordare. No, è bravissimo, bravissimo. Vabbè. Dunque, se la questione è molto semplice. Quando, no signora, qui dietro la Casa Bianca è Washington, è un'altra città, ma non stiamo a guardare il dettaglio, non stiamo a guardare queste piccole cose. L'hanno mandata a Washington per premiarla. Abbassate l'audio, per favore. Zucconi, va avanti. No, sai perché? Ho l'auricolare che mi penetra proprio nell'orecchio e la voce mi esce dall'altra parte. Ho chiesto di abbassare l'audio di studio, prego. La questione è molto semplice. Io ho ascoltato Belpietro, che è un giornalista col quale sono raramente d'accordo, ma è uno che sa fare il suo mestiere. E io leggo il suo libero, leggo le lettere che mandano i suoi lettori, come li mandano a Repubblica, come li mandano alla radio che io dirigo, Radio Capital. Anzi, se chiudiamo la RAI, tanto meglio, così ci guadagno io, Santoro, quindi sono d'accordo, è una campagna. E la cosa sulla quale credo che Belpietro sia d'accordo è che questa cosa ha colpito molto. Questa non è la solita cosa, ma il processo che non si capisce, la calunnia. Per esempio, me lo dicevano anche degli amici americani, colpisce molto una persona che non abbiamo nominato, Nicole Minetti. E non tanto per le questioni di prostitute, non prostitute, i bunga bunga, perché qui si parla di meritocrazia, ma rimane misterioso per un elettore americano che su questo sarebbe furibondo, che questa signora incassi 12.000 euro al mese, perché è passata dalla rispettabilissima igiene mentale al consiglio regionale della più importante regione italiana. Allora, ascoltando Belpietro, ascoltando anche la signora Santanchè, che dice anche delle cose ragionevoli, soprattutto quando non parla, non volevo dire una battuta, queste persone, se sono amiche di Berlusconi come erano amiche di Nixon nel 73, come sono state amiche di Clinton, devono scongiurarlo di affrontare il processo, ricordando che la Boccassini, i brutti liberati, non sono giudici, sono magistrati inquirenti. I giudici hanno finora sempre o assolto o trovato formule per prescrivere o prosciogliere Berlusconi. Perché, e qui vi lascio perché non voglio fare quello che l'America è piena di difetti, dei due grandi scandali americani, Nixon non si volle far processare e lo costrinsero ad andare via, Clinton si fece processare e fu assolto, e 3 anni fa, intercettando telefonicamente, pensate che cattivi gli americani, un servizio di prostitute, di New York, l'Empire, beccarono il governatore dello Stato di New York, il quale ingaggiava queste ragazze per 1.000 euro alla volta, prendeva anche lo sconto perché le faceva frequentemente, aveva lo sconto all'ingrosso. Ebbene, questo signore fu intercettato, le intercettazioni uscirono sul New York Times, era stato votato, eletto a stragrande maggioranza, ha dovuto dare le dimissioni. Qui guardate, se vogliamo che il mondo ci guardi con un po' più di serietà, non dobbiamo dire che Berlusconi deve essere condannato, questo no, questa è giustizia sommaria. Dobbiamo dire che dobbiamo arrivare, Belpietro, mi rivolgo a te, mi rivolgo alla Concita, a tutti quanti fanno questo mestiere, dobbiamo arrivare finalmente a un processo con testimonianze, deposizioni e sentenze. Poi tutti potremo respirare. Voglio farvi sentire una...